Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Axel e oggi siamo qui per lo speciale di Halloween. Oggi siamo qua con Federico, che spero si veda nell'oscurità. Sì, mi accecchi, Ok. Scusate, ho il ferretto portato di faccia e ho accecato anche lui. E oggi andiamo a esplorare un castello abbandonato. Via con la sigla. Se già non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, qua sotto in descrizione trovate il link per il mio profilo Instagram e se vi va commentate e condividete il video con tutti i vostri amici. E iniziamo ad esplorare. allora, praticamente. Da quel che mi ricordo, sto posto qua risale al 1400, non questo castello qua. Ma qua c'era un posto più vecchio, che adesso non esiste più, è stato tutto demolito. E sopra c'è stato costruito questo castelletto, si può chiamare così, qua. E è stato costruito e poi è stato adibito, mi sembra, tipo hotel. Comunque su ci sono tante camere, se vediamo una, due, tre, sono tutte camere quelle lì. Veniva adibito ad hotel oppure veniva adibito a cerimonie per matrimoni, facevano le feste, qualcosa del genere, se ricordo bene. Lì c'è la cucina infatti industriale, che dopo si andrà a vedere. E poi dopo, credo verso gli anni 70, boh, giù di lì è stato abbandonato definitivamente. Ok, abbiamo trovato l'entrata e iniziamo ad esplorare. È vero, è ammortizzato. Da qui poi si sale la scala. E si arriva alla fondo. No, beh, questo è stupendo. Che dalla camera chiamavi, ascolta, ho rotto qualcosa. Stanze in legno, pavimento in legno e soffitto a cassettoni. Figata. Grazie, mi anche tu, vero? Abbiamo sentito dei rumori, ragazzi. Finché sono topi non mi preoccupa. Mica tanto, sangue freddo. Non ho capito se erano passi o era tipo un qualche uccello che sbattacchiava in giro.
finito. Vai. Allora ragazzi, siamo un attimo usciti di corsa, non so se hai capito, perché mentre stavamo esplorando abbiamo sentito dei passi, o perlomeno ci sembravano dei passi, perché eravamo nella sala col pavimento in legno. Prima c'è stato qualche rumorino, avevo detto vabbè, un topo. Poi abbiamo sentito proprio della gente che scendeva degli scalini. E non è piacevole, cioè è buio, non vediamo luci, quindi non pensiamo che ci sia altra gente che sta esplorando. E vorremmo sinceramente capire se è persone, cioè, appassionate di luoghi abbandonati o altro. O altro del quale ci dobbiamo spaventare. Quindi siamo un attimo usciti e cerchiamo di capire la situa. Siamo tornati. Allora, raga, vi aggiorno un pochino. Praticamente ci eravamo venuti qualche settimana fa di notte, perché doveva essere sicuro, ma abbiamo sentito dei passi, come avete potuto vedere dalle clip, e quindi non ci siamo fidati, siamo già abbastanza lata. E ora siamo tornati, ma di giorno. Siamo sempre col solito gruppo, quindi c'è Federico e Laura. E adesso andiamo dentro. Porta lì delle scale, non era mai stata aperta. Che bello. Sono queste proprio le cose che ti vuoi sentire dire. Noi l'altra sera siamo arrivati qua dentro e poi ce la siamo corsa fuori. Esatto. Ah, non so, bel pavimento in legno. Sì. Semplicemente siamo entrati da questa porta qua noi. Sì. Da questa. Ah, ah. Praticamente, da quello che abbiamo sentito noi, c'era qualcuno che era sceso da questi gradini qua, ragazzi. Ed era tipo lì, quindi quando noi siamo corsi fuori di qua, nel video scorso, il tipo poteva essere tipo qua. Ok, visto che sembra che stavolta sia più tranquilla la situazione, andiamo su per le scale. Primo piano. Questa è una stanza. Ah, questa è una stanza. Sono tutte le volte. Ok. Sono alcune, sono tipo cammine che carichi, sono le porte, ma sono tutte vuote così. Sono tutte grandi stanzoni. Sono i bagni. Ok, andiamo all'ultimo piano. Ok. Qua è l'ultimo piano, guardate che figo il soffitto. Mi hanno detto che sono tutte stanze vuote, quindi raga non ce le giriamo troppo perché tanto è abbastanza inutile. Al massimo facciamo un salto dopo. Qua c'è un fantastico laghetto naturale con riflesso della torre là sopra. E adesso, qua c'è Laura, adesso saliamo di sopra all'ultimo piano. Una volta raga si saliva fino in sopra la torre, ma adesso sono tutte crollate le scale, quindi no. A parte che tira un vento assurdo, però ho deciso che concludiamo qua il video, tanto dopo dobbiamo semplicemente scendere. Quindi se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, solita roba, commentate. E sotto in descrizione trovate il link del profilo Instagram, non sono megapixel. E noi detto questo, noi ci vediamo ad un prossimo video che uscirà lunedì prossimo alle 14:30.